Uno sfratto, una crisi familiare che non si risolve, la perdita del lavoro, una malattia e se manca l'aiuto in poco tempo si diventa senza tetto. Persone che dormono per la strada o dove capita, uomini, donne, per lo più anziani, che non sanno dove lavarsi, che fanno la fila alle mense e spesso restano vittime di inverni troppo rigidi. Eppure sono loro, i poveri, quelli a cui Dio riconosce la dignità di figli amati. Il mondo attuale ha urgente bisogno di tale testimonianza di misericordia divina. Nel momento in cui oggi la persona umana è spesso rigettata come inutile perché non rende più, Dio, al contrario, riconosce sempre in essa la dignità e la nobiltà di un figlio amato. Essa ha un posto privilegiato nel suo cuore. Il povero è il preferito del Signore. È il centro del Vangelo. L'invito di Francesco, in particolare nel tempo del Natale, è quello di ascoltare il grido dei poveri e rispondere con generosità e gesti concreti. Perciò Monsignor Konrad Krajewski, l'elemosiniere pontificio, gli ha proposto di costruire 3 ampie docce sotto il colonnato di Piazza San Pietro, vicino ai bagni pubblici per pellegrini e turisti, e realizzarne altre in alcune parrocchie centrali di Roma già dotate di mensa, così da creare per i senza tetto della capitale posti che assomigliassero il più possibile ad una dimora. Subito sono partiti i lavori ormai quasi ultimati grazie alla tempestività della elemosineria, che è il pronto intervento della Chiesa per i più bisognosi. I preparativi fervono anche in 10 chiese della zona, come quella di San Gregorio VII, che offrirà ai clochard il ristoro di una doccia calda, in particolare il mercoledì, quando a San Pietro è giorno di udienza. Padre Paolo Maiello, parroco di San Gregorio VII. A volte diamo per scontato tante cose, perché noi le facciamo per abitudine. E quindi pensiamo che dare dignità è dare il vestito, dare da mangiare. Però è vero, come diceva il Monsignor Konrad, che è proprio il lavarsi, sentire, risentire proprio il profumo del proprio corpo, no? Che ridà la dignità a un uomo. E poi volevo dire anche che oltre, vabbè, e si fa già in tante parti dove vengono fatte le docce, daremo sempre anche un tè caldo con dei biscotti, insomma, accogliere la persona in tutto quello che è. Quindi anche la biancheria intima, dagli slip, le magliette, daremo un kit con asciugamano, sapone, anche per la privacy, la riservatezza, cioè ognuno ha il suo sapone, ognuno ha il suo asciugamano. Ecco, insomma, credo che per tutti quanti noi, anche per i laici, un bel gesto proprio di vicinanza alle persone. Un servizio, quello dei bagni pubblici, ha fatto notare Monsignor Krajewski, che a Roma manca del tutto, pure a pagamento, e di cui c'è invece un grande bisogno. Realizzarlo nelle parrocchie è stato senz'altro più semplice perché non sono serviti i permessi del Comune di Roma, che forse da qui potrà prendere esempio. L'elemosiniere del Papa sta cercando poi di coinvolgere gli allievi di una scuola per parrucchieri, così da poter offrire, oltre alla doccia, anche il taglio dei capelli. La carezza della Chiesa arriva dunque ai più bisognosi, aprendo loro le porte, come ripete Papa Francesco, facendoli sentire meno soli. Ancora Padre Paolo. È difficile perché in questo tempo la gente è abbastanza scoraggiata, no? Per tutti i fatti che sentiamo, perché sembra che le emergenze sono tante, c'è sempre un'emergenza. Però, come dico anche a loro, questa casa è una delle poche case che deve tenere sempre la porta aperta.